ha significato per una volta essere chiamati eroi e non a vedere storie di male sanità, ha significato soprattutto dimostrare quello che l'infermiere è 365 giorni all'anno. Probabilmente qualcuno se n'è accorto ora, ma l'infermiere era questo e sarà questo, con tutti i pregi e difetti, però c'è, quando c'è bisogno di assistenza, quando c'è bisogno di tirarsi sulle maniche, devo dire che tutto il gruppo infermieristico è sempre presente. Sono stati anche loro gli eroi di questa emergenza sanitaria, gli infermieri. Oggi è la loro giornata e quest'anno cade nel bel mezzo della pandemia che negli ultimi mesi li ha visti in prima linea quotidianamente nella lotta al Covid-19 all'interno delle strutture ospedaliere e aretine e non solo. Sono stati mesi difficili. Abbiamo iniziato con la fase eroica, per cui tutti pronti, tutti molto dediti al lavoro. Adesso che, grazie al cielo, la fase di picco sembra stia calando, stiamo iniziando a sentire la fatica e quindi siamo molto più affaticati rispetto al prima, e tutto quello che abbiamo passato adesso lo stiamo pagando, sia come stress e lavoro colorato, sia come fatica fisica. Li abbiamo visti in questi mesi lungo le corsie degli ospedali con i volti segnati dalle mascherine, stanchi e stremati dai turni massacranti in questi giorni difficili e complessi soprattutto per loro, ma sono state giornate anche fatte di umani timori. Mesi estremamente duri perché la non conoscenza appunto della situazione, questa aspettativa che dovevamo fronteggiare per fare in modo che i pazienti fossero appunto accolti e assistiti in maniera corretta, differenziando appunto i percorsi, la paura perché siamo persone, la paura di potersi infettare, la paura quando tornavamo a casa anche con i nostri familiari, adottare quelle semplici norme comportamentali per non diffondere se in caso ci fossero stati appunto dei contagi. È stata davvero, a livello proprio anche emotivo, una grande sfida. Un'emergenza che adesso lascia però anche un grande spirito di squadra. Non tutto il Covid viene per nuocere. Ci siamo ritrovati come categoria professionale, come ospedale, come dipartimento infermieristico molto più uniti anche nella difficoltà, e l'esempio principe è per esempio noi come reparto di terapia intensiva con le malattie infettive. Ci siamo anche un po' riscoperti e ci siamo anche un po' avvicinati nei rapporti umani oltre che professionali, e sicuramente questa cosa qui influenza anche la vita privata, perché sicuramente, almeno per noi che l'abbiamo vissuto in prima linea, non sarà più lo stesso il mondo in generale.